Riassunto della prima parte della puntata. I 16 ragazzi decidono di trascorrere una settimana in un hotel di montagna, ma si imbattono in una bufera che li obbliga a rimanere chiusi nell'albergo per l'intero soggiorno. La colpa viene scaricata su Jay, che ha inconsapevolmente organizzato il viaggio nei giorni della bufera. Tra chi lo attacca c'è anche la sua fidanzata Lexi. Durante la notte quest'ultima non riesce a dormire e decide di chiamare Sean per farsi tranquillizzare. Essi vengono però visti da Ken, che sospetta una relazione segreta tra i due. Per questo decide di riferire tutto a Katie e Jay. Avete sentito la bufera stanotte? Oh sì, non riuscivo a dormire, però alla fine ce l'ho fatta, tra quelle coperte calde. E adesso andiamo a farci una buona colazione. Jay, potrei parlarti in privato. John, tu puoi andare intanto. Ma no, John può rimanere, mi fido di lui. È una cosa abbastanza privata, su Lexi, ecco. Lexi? Ah, forse dovrei chiederle scusa, dopo ieri. Ho esagerato, però è normale litigare tra fidanzati, poi basta fare pace. Dai litigi, si torna sempre più forti. Jay, non so se è il caso. Perché no? Io ieri sera stavo andando al bagno e mi sono imbattuto in Lexi con Sean. Sean? Sì, Sean. Credo stessero davanti alla porta di Lexi. Ma insomma, stavano parlando all'una e mezza di notte. Beh, magari si sono incontrati casualmente. Sono vicini di stanza. Se non c'è altro, non mi preoccuperei ulteriormente. Io non so raccontare, però mi è sembrato strano quell'incontro. Ho avuto un brutto presentimento. Insomma, perché la necessità di incontrarsi a un orario così scomodo? Parlare. Poi erano così vicini l'uno all'altro. E si stavano baciando! Cosa? Ken, tu stai scherzando, vero? Dimmi che hai visto male. Sono sempre io quello che fa figuracce perché sono iper geloso e iper protettivo. Adesso è il momento anche degli altri di avere drammi amorosi. E poi se si amano davvero dovrebbe risolversi tutto. Se mi invento qualcosa, chi se ne frega. Già, io ho visto benissimo. So che era tardi, ma ero ben cosciente. Si stavano baciando, e anche a lungo. Porca paletta. Un bacio è grave, poi sei lungo. E poi hanno fatto altro, si sono saltati, ti hanno visto, sono entrati in camera, insomma. Io sono andato via per il disgusto. Io da Lexi non me lo sarei mai aspettato. È una persona importantissima per me e vedere che se ne sta andando così. Ecco, avevo notato che lei e Sean ogni tanto parlavano, però non avrei mai immaginato una cosa del genere. Sono a pezzi. La vacanza ora è anche peggio. Però dobbiamo dirlo a Katie. Anche Sean è fidanzato. Questo è un doppio tradimento. Sì, andiamo. Ah, non vedo l'ora di fare colazione. Il mio pasto preferito della giornata. È vero, è bello da fare negli hotel. A parlare del diavolo, spuntano le corna! Oh mio Dio. Ciao ragazzi. Buongiorno. Katie, sai che Sean ti ha tradito? John! Prego? Ma no, non è vero. Invece sì. E invece no. Sì, invece. Ah, no! Sì. Ragazzi, che state dicendo? Ehi, questi scherzi non fanno ridere, soprattutto di prima mattina. Ma non ci stiamo inventando le cose! Ken li ha visti ieri sera a luna di notte. Si stavano baciando di fronte alla porta di Lexi. John, non era così che dovevamo dirlo a Katie. Meglio una cruda verità che vivere in una dolce bugia. L'ho già detto da qualche parte. Voi state scherzando? No, Katie, purtroppo non è uno scherzo. Sai, ho il cuore a pezzi in questo momento e non riesco nemmeno a piangere, sono sconvolto. Ah no! Voi siete dei bravi attori! Voi state scherzando! Non so come dirtelo, Katie, ma le loro espressioni mi sembrano di persone che non stanno scherzando. Ken, tu hai visto male, vero? Hai visto male! Era tardi! Luna di notte? Era tardi! Hai visto male! Io no, io no. Io ho visto bene. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Katie, ci dispiace. Io ammazzo Lexi. Sì, le prendo quelle collane e le uso per strozzarla. Katie! Io la odio quella. Oh mio Dio, non ci credo, è successo. Andiamo a fare colazione, ragazzi. Vediamo quel falso e quella... non la definisco nemmeno.
Yandemudon. Nicky, guarda che cappellone che ho preso! L'ho trovato nell'armadio della nostra stanza! In tema natalizio. Buongiorno, raga. Come avete dormito? Io benissimo, da solo. Però non puccio mica così tanto. Quante cose prelibate. Non vedo l'ora di assaporare. Jay, hai visto? I due traditori vicini. Esatto. A proposito, Lexi, come hai dormito? Notte tranquilla? Beh, c'era la bufera. Non ho dormito benissimo. Tu invece, Katy, come hai dormito? Io tutto bene. Tranne stamattina, quando mi sono svegliata, ho scoperto una cosuccia su di te. Esatto, stessa cosa io. Notte tempestosa. Ma davvero? E cosa sapresti su di me? Sei proprio un falso, Sean. Infatti, vergognati. Anche Ken sa. E anche John. Ma che cosa sanno tutti? Cos'è questo scoop? Non me lo dite. A dir la verità, è stato proprio Ken a riferirci. Ken ne sa una più del diavolo. Attenzione. Io... Ken, che cacchio vuoi dire su di me? E tu, Lexi? Ti senti pulita? Sapevo che eri una persona veramente falsa. Io non capisco di che cosa state parlando. Non fare la finta tonta. Potete dirmi cosa ho fatto esattamente, così concludiamo la cosa qui e fine. Sean, sei veramente una persona orribile. Ma ti rendi conto di che cosa hai fatto e fai pure il finto tonto? Poi alla mia migliore amica e a Jay. Vergognati! Ok. Britney, mi piace un casino. Sam, non penso sia il momento adatto di fare complimenti. Ha! Io me ne vado. Qua siete tutti matti. Tu non vai proprio da nessuna parte, Sean. Non adesso. Tu e la tua amica vi siete sognate qualcosa. Non ho fatto nulla. E Lexi non ti dice nulla. E ieri sera non ti dice nulla. E le una passate di notte non ti dice nulla. No. Smettila di mentire. Vuoi dirmi esplicitamente cosa ho fatto e poi ti dirò se è vero o no? Hai baciato Lexi Perry ieri sera? Cosa? Ken ti ha detto questo. Ken, ma cosa ti inventi? Lexi, hai baciato Sean e non mi hai mai detto che ti piaceva. E poi Ken non mentirebbe mai. Mi dispiace dirtelo, ma Massimo sei tu la bugiarda. Ma di che stai parlando? Lo scoop finalmente è venuto a galla. Ora la situazione è più chiara. La mia migliore amica Jade non mi crede. Però tu, Jade, devi credermi. Io non ho baciato Sean. Beh, io non ti credo, Lexi. Credo mio cugino, perché avrebbe dovuto mentirmi. E poi, detto sinceramente, ho sempre sospettato che ci fosse qualcosa tra voi due. Sean è la mia bella copia. Jay, torna alla realtà. Che cosa ti stai inventando? Sono per la testimonianza di Ken Tripper. Io... Ken è uno dei miei migliori amici. È sincero e leale. Non mentirebbe mai. Qui, gli unici bugiardi traditori siete voi due. E noi che li scippavamo. Che vuoi fare, Katy? Lasciarmi? Sicuramente voglio farla pagare a quell'essere lì che non merita nemmeno di essere definito una persona. Una persona non si comporta così. Lexi, io vengo lì e ti strappo ogni minimo capello, dal primo all'ultimo. Ehi, calma! E io ti spacco la faccia, Sean. Non ho paura di te. Neanche io ho paura di te. Sei uno sfigato. Parla quello che ascolta musica orecchiabile e che si veste alla moda. Ma perché non ti tagli i capelli? Io non ho parole. Andiamocene. Andate a baciarvi, a flirtare. Fate i traditori. Un applauso, Sean. Mi hai veramente deluso. Anche tu. Hey, Lexi. No, Sean. Non adesso. Ma Lexi, in questo momento non ha senso allontanarci l'uno dall'altro, visto che siamo noi due contro tutti. Anche Jade era contro di te. Ok, entra se vuoi. Secondo te, perché Ken ha detto quelle menzogne? Che volesse attirare attenzione? O semplicemente divertirsi? E poi c'è in mezzo Jay, che è suo cugino. Non penso lo vorrebbe mai vedere in queste condizioni, addolorato. Dovremmo parlare con Ken. Lui sa bene che quello che dice di aver visto non è mai accaduto. La cosa sconcertante è che Jay ha ammesso che aveva dei sospetti di me e te già da parecchio tempo. Questo non si limita solo al fatto del bacio, ma significa anche che non si fida di me. Joe si aspettava questa cosa. Si aspettava cosa? Noi due insieme. Ma come si fa a pensarlo? Joe, solo perché ascoltiamo la stessa musica non vuol dire niente.
Già, e solo perché ci vestiamo entrambi un po' dark non vuol dire niente. Non vuol dire niente che andiamo così d'accordo. E tutte le volte in cui siamo capitati in coppia insieme o ad obbligo verità ci sono toccate delle cose e... è sempre un caso. Caso sfortunato. Ma no. Quello che ho fatto è un'ingiustizia. Ora, Katie vuole uccidere Lexi. Jay ha il cuore spezzato. E Lexi e Sean sono ritenuti dal gruppo due traditori. Questo solo per una mia menzogna. Magari Lexi e Sean sono veramente dei traditori. Magari ieri si stavano veramente baciando. Però non sta a me dirlo, perché io me lo sono solo inventato. Se si deve scoprire, si deve davvero scoprire e non fare delle supposizioni e dire bugie. Oh mio Dio, che cosa ho fatto? Io devo dire la verità. Basta, devo andare a cercarli. E poi devo cercare Katie e Jay e spiegare la verità. Quindi avere cose in comune non significa dover stare per forza insieme. Esatto. Tipo io sto con Jay, ma non condivido quasi nessun interesse. Nemmeno io con Katie, e poi... a quanto sembra, a lei non piace il mio stile. A me però piace. Dico, come stile. Mi ci ritrovo molto. Anche a me piace. Vedi, in questo momento siamo soli, confusi. Io ho agito d'impulso, mi sono lasciato prendere dal momento. Io non l'avrei fatto se fosse stato tutto a posto tra me e Katie. Voglio dire, io non volevo farlo. Penso che ad entrambi manchino i nostri fidanzati e... io, ok? Ok. Non mi interessa davvero. Ragazzi, ditemi che siete qui! Mi dispiace tantissimo di avervi messo in questa situazione. Non era mia intenzione! Che vuoi dire, Ken? Io me lo sono inventato. Ma ora sono pronto a dire la verità. Sono sempre io quello messo in mezzo quando si parla di dramma e di amore. Per una volta volevo essere uno spettatore. Io non pensavo che la situazione sarebbe diventata così tanto critica. Ma ora le cose si aggiusteranno. Andremo insieme e racconteremo la verità, cioè che mi sono inventato tutto. Voglio dire, tra voi non c'è davvero qualcosa, no? Andiamo. Sì, sì, subito. Che? Ma ti pare questo il modo? Ho detto tutte quelle cose orribili a Sean e per niente! Lo so, mi dispiace, ne sono mortificato. Però io vedo sempre che voi siete tutti così felici. Sono solo io quello che si preoccupa di perdere la propria fidanzata. Beh, non è una scusa. Però l'importante è che tu abbia detto la verità. Sean, vieni qui. Sean, scusa di tutto. Ti amo tantissimo. Anch'io. Lexi, ho avuto paura di perderti. Ma ora sono qui. Beh, tutto è bene quel che finisce bene. Ragazzi, abbiamo appena visto la proprietaria dell'hotel. Ci ha dato delle notizie straordinarie. La bufera domattina si calmerà. Quindi potremo riprendere le attività che avevamo in programma. Sciare, uscire fuori. La vacanza non è più andata perduta. E io non potrei essere più felice. Ma questo è fantastico. In tutto questo paghiamo pure di meno. Hai visto, Lexi? Alla fine non è stato un disastro. Beh, chi viene con me ad iscriversi al corso di sci per domani? Io ci sono, Luke. Sì, andiamo! Forza, Sean. Andiamo.